Spettacolo trovato da King Magni. Poi abbiamo trovato, come mitica, tre mitiche purtroppo. Sono tre mitiche e due shock, sono due shock. Ci e sono poi, box con due shock. Di rare interessante, abbiamo trovato questi qui, direi. Allora, questa, l'altra shocken, che adesso, eccola qua. Per domande su Yugi, domani. Stasera è Magic. E questa, direi che queste sono state le nostre spostate più interessanti del nostro Esattamente. box. E adesso si parte al bundle. Il bundle, quello qua, prima Shurpistati mi ha scelto un bundle, però io non mi fido. Io me lo sceglierò, se no mi... Mettimelo da parte che lo sbusto io poi dopo. Ma Vediamo, boss va bene. vediamo, attenzione adesso, Qua è boss va si bene. C'è il tocco magico lui. Attenzione, Altro che prego. voglia Roma, lui è il tocco magico. Tu Bene, non di sicuro vai e l'abbiamo documentato. Dove c'è? Dove c'è? è una virtù Il che Chuck. purtroppo è solo del Il Don Chuck Castoro. Alla ricerca del Chuck. Lavatevi il giro voi, attenzione. Non lo so, Ma non è vero, c'è i te. c'è davanti. Eccolo lì, eccolo lì. Bravo, boss. Bene, quindi sigla! Magic the Gathering Guild, Ranica, Chuck, Bundle, si sbusta, ciao Tuber, ciao Daniele, ciao King Magni, vi ho avvertito. Facciamo i colpi incrociati, non incrociare i flussi, King. Metti la maschera. Ed eccolo qua la sfida di 10 bustine contro un box. E di solito... Di solito i bookmakers hanno comunque favorito il boss. Esattamente, il cestino contro il cestino. Infatti anche questa volta puntato contro, in maniera da, se succede incassiamo tanto. Bene, allora eccolo qua, il bundle, cosa contiene il bundle? Andiamo a vederlo insieme. Allora, dietro l'hai già scritto, abbiamo 10 bustine, il dado bello, i dadi questa volta sono dedicati alle gilde. Non diciamo questa volta sono belli. Cioè, sono bellissimi i dadi, sono sei, cioè, Scherzo, questa volta sono più belli del solito secondo me. Le terre di cui parlavamo prima sono nel bundle. Esatto, e terre base che non si possono trovare nelle buste. Esattamente, Anche e se ce ne quindi... sono alcune ancora più belle, Esatto. che sono quelle con i simboli della gilda. Apriamo, mi è entrato un bel dadino verde con il simbolo di... Celestia, immagino. Esattamente. Sono le 5 gilde e poi il prossimo 7 ci saranno le altre 5. Questa è quella del broccolo. Esatto. La gilda del Il broccolo. simbolo broccolo. Quella è la gilda vegana. E qua c'è una carta per pubblicitario, no? Un Esatto. token pubblicità, chiamiamolo token pubblicitario. Ci sono le terre foil! No, ma che Sì, davvero? sì. Ci sono le terre foil. Poi bello. È bella. Ne abbiamo tutte o sono cinque? No, Ah, cinque. cinque. Ma saranno casuali? Posso vederla? Ma No, non beh, toccarla. saranno una per, sicuramente per colore. Sì, una per Ok, colore. hanno il numero della serie, quindi... Però sono fuori Però sono serie. fuori serie. 260, 261, 263, 63. Secondo me hanno fatto solo queste fuori serie foil. Figata pazzesca. Olè, Grande prendiamole figata, perché grande veramente figata, facciamola una figata. vedere, grande figata. Molto bene. E le altre terre che sono, anche queste sono fuori serie però, Però la 264. stessa carta, Hai la stessa carta, è vero. Allora, le terre sono tutte fuori serie. perché sono fuori serie perché non le potrò avere nelle buste, normale. Bravissimo, bravo Luca. Ottima osservazione. E abbiamo solo un tipo di terra, adesso non so se nei come si chiamano, nei No, mi Smoker sa che ho Deck abbiamo fatto le solo un altre. disegno, Solo un stavolta, disegno. visto che nelle buste non si trovano, hanno... Vabbè, sì, giustamente, però fuori ci sono nel bundle. E adesso il bundle contiene, oltre alla confezione che diventa una pratica scatola portacarte, 10 bustine. Ciao, si sposta! Si parte. Cosa fa? Con una shock? La tengo una shock. Diretti. E allora, Leapfrog, Fearless, Albert Dyer, Porticles Vine, Piston, Fist, Cyclops, Gorgon, la Gorgone, ma che bella. Beh, è bello L'immagine. l'inglese perché lo possiamo buttare in caciara a un certo punto, non dobbiamo per forza dirlo realmente. Esattamente, Fresh Faded Recruit, Artful Takedown and Sumala Wood Shaper. Chi è Sumala? Sumala, Sumala, Sumala c'è scritto? Sumala. Ah, c'era Sumala. molta Roma, è Sumala. Sumala. Devil's Cover Up and Uncommon Gatekeeper Gargoyle, Lava Coil. Che ricordi Laguna Coil, Esatto. City Watch Sphinx e attenzione,
Deafening Clarion, com'è? Bella, questa è bella, è bella, è quella che ho trovato io. E foil! Rock Changer! Si parte con una foil, un uncommon foil, nella prima bustina di boss. Non male, non male. Subito parte, si sbusta la foil e attenzione. Allora, le common che un po' le conosciamo. C'è un bel Goblin Lock Swing, bellissima questa immagine. Sì, è fantastica, veramente. Vabbè, anche lo Spinal Centipede. Pausa di riflessione. E attenzione, it's a locked deadly visit and uncommon invert inventor. Interessante. Un'altra foil. Demotion and Gloss for Shaman. E attenzione, Runways. Beh, forte pure questo. Non stai andando male con le rare boss. Sì, devo dire. And Candlelight, vinci l'altra foil. Due boss, due foil, una grande rara. Bene, 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 siamo partiti belli carichi. Cioè, stai prendendo tipo il meglio del nostro boss. Attenzione, con due bustine siamo già quasi a pari. No, beh, proprio, proprio. Nessuna rara mediocre per ora. Per ora nessuna rara mediocre. Sono attenzione, bello. E attenzione, Mazdrake. Indrik. Poros! And Discovery. Disperare. E la rara è una bella Sidway Boss. Una frattina. Carina. Però tre bustine. Ma puoi fare di meglio. Posso fare di meglio. Abbiamo visto fare di meglio. Finito il riscaldamento. Con una mitica. Faremo di meglio con una mitica. Attenzione. Ci siamo. Però quella bella, eh. Vabbè, certo. Boros Locket. Sage Worm. Beacon Bolt. Guild Summit. Seal and Art. And Guild Mage Forum. Aia, la luna nera. Però un'altra foil, foil. Vivid Revival. È per quello che c'era la luna nera. Quattro pacchetti, tre foil. Poi se sbusta un'altra foil mi viene da dire che hanno messo le foil. Hanno cambiato, adesso è una busta. Se sbusto io è una busta. Attenzione. Attenzione, c'è il Ratatouille. Gateway Plaza and Edward Undercity Uprising. Fair Petrol, Undercity, Necrolix and Conclave Guild Mage, ma soprattutto District Guide and Mitica! Nalight Ferox! Non male. Questo è un bestione. Ci piace questo ciccione con Hexproof. Non male, dai, in 5 bustine, una mitica e 3 foil, non sono per niente dispiaciuto. Adesso c'è la Fetch, la Shockland. Attenzione, o l'Assassin's Trophy per esempio. Allora facciamo un unboxing più divertente e abbiamo Glaive of the Guild Pack, Plague Crafter. E attenzione, Beast Whisperer. Questo mi piace, questo è sicuramente carino. E il cancello di Boros, non ce la fai stranamente. E il resto della bustina è fallita. Stavo dicendo perché continuano a trovare comuni. Esatto. Perché ricordato che l'ha messo dietro. Attenzione, Goblin, andiamo a vedere. Arthur Takedown, Sumana, lei, Electros e Tessic Legion Edge, creatura leggendaria. Non male. Veramente bella Arthur. Uno dei protagonisti della Gilda Boros, sicuramente. Cos'è che ricorda tantissimo? Ricorda le divinità, quelle là del film tipo eroi contro. Quello che si rifaceva all'antica Grecia, che era di un trash incredibile. Le divinità avevano tutte ste armature d'argento che riflettevano a cannone. Devo ricordare il titolo. Scrivetelo nei commenti il titolo di. Era tipo eroi e mostri, una cosa del genere, ma veramente trash. Kraglin Drake, Meek of Mightness, Warsaw Cossus and Niv-Mizzet. Morbidissimo da castare, però è bello. Un'altra creatura leggendaria. Io ci ho vinto il mio pre-release con ancora due bustine. Beh, forte, dai, 5-5. E adesso c'è un'altra foil. Mi serve una foil, è un po' che non trovo foil. Non va bene. Alskill Mage, Creeping Shield, Sinister Sabotage, attenzione, Light of the Legion. Fortissima in Limited. Ecco, questa invece è la mia altra promo, con cui non ho vinto il pre-release purtroppo, ma nel Kid Boros me l'ho scattista. Ultima bustina. Pensa alla stessa. Comunque, qua consigliano sconto tra titani. Bravo, ecco. Oh, la piattro, grazie, grandi.
Grandi... la stessa armatura, bravi, bravi ragazzi, una roba freschissima. Grazie, non so chi, perché non sono Alberto, l'ha scritto. Chi ci sta seguendo? Però, sicuro non è Alberto. Però grazie. Chamber Sentry e Foil, pause for reflection. Ha una pausa di riflessione Foil. Esatto, molto molto bella. E Chamber Sentry, bene bene bene. E si chiude così il bundle. Boss, mi dispiace. Come è andato? Come è ma andato? Questa volta apriamo un altro bundle. No, no, boss. Non è che è qua si va a ruota. C'è più tardi prima che io ho scartato. No, guarda, guarda, veramente quello là lo volevo acquistare. E vediamo il bundle che un dado blu. Dado blu porta bene. Dado blu porta bene. Di mio. Sì, attenzione, ci sto cercando anche il simbolo, eccolo qua, per far vedere che ogni dado ha il suo colore della Gilda col simbolo di Gilda. Bellissima questa cosa, veramente una figata, veramente una figata. Notiamo che le terre foil sono sempre loro, sì, sempre esatto. Quelle, molto bene, molto bene. E apriamo altre 10 bustine perché non mi è piaciuto il primo bundle. Perché il boss ha accettato la sconfitta. Ha trovato un'amica di tutto rispetto comunque. Esattamente, esattamente. Secondo bundle, e siamo in caricamento. Attenzione, 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 si parte subito con Expansion Explosion. E niente foil. Prima rara, rara di questo bundle, il nuovo bundle, il secondo bundle. Split. Rara Split. Andiamo molto veloci, molto veloci, molto veloci. Uncommon, Boss Challenger, Wand of the Vertebrate, Toad Bond, Fantasy, attenzione! Questa è forte. Mitica, Underlim Leech and Selenium Skillgate, bella mitica, bella mitica! E adesso si sbusta mitica foil. Magari, sarebbe bello. Però un'altra foil ci potrebbe stare. Ah, per me, tanto era mio. Attenzione! Attenzione! Questa è bella. Unmoored Ego. Fai vedere? Ah sì, quella non è male. È bella, 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 bella. Abbiamo trovato prima anche nel box. Sì, sì, sì. Quando il vostro amico gioca una carta che dà proprio fastidio, gli fate quella. Esattamente. Emrakul. E partiamo dal fondo. Soldier, Izzet. Foil! Artful Takedown! Le foil G dei Ravnica hanno sempre il simbolo. Esatto. Ragazzi, quest'arte è bellissima. Il simbolo brillante. E Overgrown Tomb! Molto, molto bella. E... è lui, che l'hai visto anche prima. Si va con la Shockland. Shockland, una bella Shockland foil ci vorrebbe però, Visto che tocco, stasera ero veramente carico. Non è solo la tua chance, Daniele. No, non è vero, non me l'avete fatto fare. E attenzione, facciamo ancora il contrario, che prima ci ha detto bene. E attenzione, un altro foil! Che bello, mi piace tantissimo. Bella, bellissimo l'artwork. E Runway Steam. Ah, beh, devo dire, questo è veramente un bel... Un bel bundle, dai. Non male, non male. Manca solo i due le corni, mancano solo due corni e facciamo ancora dal fondo. Bello questo token, mi piace. Sì, è un'illusione di un uccello, è un uccello illusione. Un'altra foil! Ante the Wind, tutte foil, incredibile, pazzesco, pazzesco! Beh, Madonna, che forte! Mission Briefing e le altre tre, Uncommon, della Bustina. Cercate la serie, non male. Sì, sì, bella, bella. Ah, questo bando è veramente bello, chissà chi l'ha scelto, che figo. Sì, mi sa che era quello. L'ho preso a caso. Ho scelto chiaramente il boss. Chiaramente. Certo. Attenzione, 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 un mitica! Change for Glory, seconda mitica! Oh, questo sì che è un bundle, Ah, turno extra, e via. Turno extra, e via. E attenzione perché è tempo di Shock and Foil. Me lo sento, attenzione, Soldier. Il Soldier chiama un cancello, per forza, perché ci sono tutte le buste. E attenzione! Tempo Garden e Shock and Glory! Ha trovato un'altra Shockland! Incredibile! Finalmente! Finalmente! Il primo era di riscaldamento, non valeva. Sì, sì, certo. Vai tranquillo. Erano tutte qua. Però potrei fermarmi qua, ho aperto 18 buste. Beh sì, devo dire di sì. E attenzione, insetto... dimmi, attenzione! Droned Secrets. Dicevi che era meglio se ti fermavi. Esatto, è vero, dovevo fermarmi. Apriamo le ultime due buste, giusto per la cronaca. E vediamo. E Goblin, Token Goblin, non male. Foil? C'è foil? No, c'è Yonize. Yonize. Bello counter. Bello counter. Non mi lamento. Bene, 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 siamo spostati anche questo bundle. Doppio bundle, esatto. Perché prima era un po' così, non sapeva chi poteva vincere quel primo. Allora no, certo, non si sapeva proprio, era molto in dubbio. Bene, 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 ringrazio.
ringrazio come sempre King Magni e Daniele per lo sboosting e tutti voi YouTubers and followers che ci seguite numerosi da YouTubers e da Instagram. Dal boss, da King Magni e Daniele è tutto, ci vediamo al prossimo video di Guild of Ravnica, perché ce ne saranno parecchi. Ciao, goodbye! Ciao ragazzi! Ciao a tutti, goodbye!